Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti nella live di oggi pomeriggio. E niente, come al solito, datemi magari un feedback se si vede, si sente tutto. Partiamo facendo cosa oggi? Oggi l'idea era quella di sfruttare quello che abbiamo visto nelle live precedenti con aggiustati web app per provare a creare un... Ciao Desmo, ciao Stefano, ciao, grazie mille del feedback. Ciao ragazzi, grazie di essere presenti. Allora, l'idea di oggi qual era? L'idea di oggi è quella di sfruttare quello che abbiamo fatto fin nelle scorse live con Asustatic Web App per provare a creare un template di progetto per la Clili.net. Questo perché? Perché se voi vi ricordate, non mi ricordo se l'avevamo accennato, la parte più veloce per partire con Asustatic Web App era andare su questo profilo GitHub, si chiama Static Web Dev. Ce la posso fare, users, eccola qua, dove si trova un elenco di template repository che ci aiutano a partire. Ad esempio quello di Blazor, che si chiama Blazor Starter, che è questo, e ci offre il progetto client in Blazor Web Assembly, il progetto shared class library con dentro i modelli condivisi tra client e server, e due progetti API che sono due Azure Function, una che sfrutta il runtime, tra virgolette vecchio, e una che sfrutta la parte di isolated che è nuova di .NET 6. Questo però quando noi creiamo un template, vi faccio vedere da GitHub. Se io faccio new repository e scelgo di usare un template, vedete qua io ad esempio ho usato questo, l'ho già usato e quindi me lo offre. Se io dico di utilizzare questo template, questo mi clona praticamente il repository creando il mio progetto e quindi mi crea tutti i progetti di cui ho bisogno. La cosa carina sarebbe quella di crearci un template di progetto noi che ci dia giusto quello che ci serve, quindi il client in Blazor Web Assembly, un progetto di Azure Function. Scegliamone uno, ad esempio io andrei sul .NET, quello con runtime isolated, giusto per provare, e un progetto shared. Questo anche per dargli dei nomi, che ci permette anche di dare dei nomi utilizzando un template di progetto che siano consoni a quello che è la nostra applicazione, quindi non quello di riusare il client.csproj, che al di là di tutto possiamo sempre rinominare, ma se già in fase di creazione è già tutto a posto, siamo anche più veloci a partire. Ammetto di non aver mai provato a creare un template, però credo che sia un bel argomento da provare tutti insieme, e quindi direi che partiamo. Tutto il codice che vediamo lo trovate su GitHub in questo repository, e l'obiettivo è quello di riuscire a creare davvero un template di progetto da pubblicare poi su NuGet, in modo tale che se qualcuno ha bisogno di utilizzarlo sia libero e disponibile. Licenza MIT, quindi siete liberi di forcare, aprire issue, pull request, fate quello che volete. Anzi, mi piacerebbe se interessa che questo progetto possa avere anche il contributo della community, perché per provare perlomeno a farlo diventare qualcosa di interessante e di utile davvero. Da dove partiamo? Partiamo cercando uno da una guida di Microsoft per avere perlomeno un canovaccio di cosa ci serve. Io mi sono segnato anche, al di là dell'esempio della guida di Microsoft, anche quelli che sono i template di progetto che vengono utilizzati da .NET. Ad esempio, quello che vi linko adesso in chat è il template di progetto che viene usato quando io creo un progetto WebAssembly in C Sharp. E quindi, se capiamo più o meno la struttura di questo progetto, probabilmente facciamo anche meno fatica a creare un progetto anche noi. Partiamo da creando il progetto. Cosa andremo a creare? Per capirci, ci limiteremo al progetto standard di Blazor WebAssembly e con un Azure Function che contiene giusto l'API di Weather Forecast, quindi replicheremo più o meno il progetto Blazor Hosted. Semplicemente la parte di API non starà in un'applicazione ASP.NET Core con una API REST, ma sarà un Azure Function. Quindi io ho già clonato in realtà il repository in locale, e vedendo un attimino come sono strutturati i template di progetto di ASP.NET Core, il codice sta tutto all'interno di una cartella content. Quindi io qua che ho il mio progettino con gitignore license readme, poi lasciate perdere che non mi trova l'icona, ma probabilmente ho installato male qualche fonte.
Da qua io prima cosa che faccio è creare una cartellina memkdir content. Parto dal terminale, ma poi apriamo Visual Studio, e in questa cartella io vado a creare, entro nella cartella e cominciamo a creare la solution. Quindi facciamo un clear, facciamo .NET new SLN -n, la chiamiamo Blazor SWA static web app, bruttissimo, però teniamo più o meno in tutto punto template. Direi che gli diamo, anzi, Blazor SWA, ad esempio Microsoft, se guardiamo, utilizza, vedete, Components WebAssembly meno C Sharp col trattino. Proviamo a dargli magari il nostro meno template anche noi, o anzi Blazor SWA template, dai, questo qua, Blazor SWA static web app template. Ok, andiamo. Se io faccio ls blazor swa template.sln, a questo punto direi che andiamo a creargli un progettino blazor di Blazor WebAssembly standalone, quindi manualmente .NET new blazor wasm, ci basta dargli il meno -n blazor swa template late.client. Direi che anche la folder la lasciamo chiamata così, giusto per correttezza dei nomi, per tenere la stessa nomenclatura. E vediamo cosa ci ha creato. Ok, ci ha creato la cartellina cd blazor.client, con al suo interno vedete che ho il program CS, il mio CS Project. Aggiungiamola subito alla solution, quindi .NET SLN add blazor swa template client. Ok, aggiungiamo il CS Project. Perfetto. E a questo punto possiamo andare ad aprire Visual Studio, in modo da iniziare a lavorare sul progetto. Il template issue function lo creiamo direttamente all'interno della nostra da Visual Studio. Apriamo Visual Studio 2022, open a project or solution, diamogli il tempo a Visual Studio di rispondere. Se Visual Studio oggi non risponde, andiamo su Visual Studio Code, proprio banalmente, eccolo qua. Ok, e se ce la fa. Ok, perfetto. Ok, vedete che ci ha creato il classico CS Project. Io ho la macchina un pochino impallata. Devem sta utilizzando il 98%, cioè la CPU al 98%, dai, si sta pian piano calando. Ok, abbiamo il nostro classico template Blazor, abbiamo un po' di cose che possiamo togliere, proprio secche, e abbiamo il nostro HTTP client registrato col builder host environment.base address, e ci siamo. A questo punto andiamo a crearci la issue function, quindi add new project, issue function, ce l'ho tra i preferiti. La chiamiamo anche qua blazor sua template.api, in modo tale che ci dica che questa è la nostra API. HTTP trigger, scusate, authorization level function, va bene, create, scusate ragazzi, bevo un goccio perché mi sto soffocando da solo. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo creato la nostra function 1, wow, adesso la andiamo a rinominare in realtà, La andiamo a rinominare qua perché, giusto perché qua serve un pacchetto NuGet che non ho capito perché non si porta con sé. Esatto, Microsoft Azure Function. Allora, prendo un
repository di demo di static web app che avevo fatto per provarmi un po' di cose, giusto per vedere quale progetto, eccolo qua, Microsoft Azure Functions Worker Extension HTTP. Questo ci serve per forza di cose, quindi andiamo qua da browser, nuget.org come package source. Ok, quindi se noi questo lo scarichiamo, ok, accept. Qua in realtà, esatto, vedete che mi trova tutto. Questa function 1 andiamo subito a rinominarla in weather forecast, scusate, function. Yes, rinominiamo anche la classe. Il nome gli diamo weather forecast. Il nome della function lo chiamiamo weather forecast senza suffisso function. Questa function banalmente utilizza l'HTTP trigger, quindi viene avviata nel momento in cui viene una richiesta. Possiamo lasciare sia get che post, in realtà ci basta get per il nostro scopo. Banalmente io me la vado a copiare, ma è quello che viene fatto nella classica API di Blazor Hosted, quindi mi copio il codice che avevo già, giusto per avere un minimo di per essere un attimino più rapido. Ok, ce la posso fare. Ok, quindi ok, qua facciamo logger information, noi ritorniamo questa risposta. Ok, dovremmo esserci abbastanza già così. Ok, già ci manca in realtà il nostro progetto weather for il nostro, scusate, modello weather forecast, perché dobbiamo andare a creare nel nostro progetto shared. Quindi andiamo a creare a livello di Visual Studio anche qua una class library, quindi facciamo un add new project, creiamo una class library. Va bene, sì, la chiamiamo Blazor SWA template.shared next 36 va benissimo, e in realtà questa classe la facciamo diventare weather forecast. Yes, e anche qui direi che andiamo a copiarci la classe giusto per fare cose un pochino più veloci. Vedete che non mi sto inventando niente di strano, sto semplicemente riutilizzando quello che utilizzeremo normalmente nel caso, quando partiamo con un'applicazione Blazor Hosted sulla Spring Core. Semplicemente l'hosting model è diverso perché l'obiettivo è quello di pubblicarla su una Azure Static Web App. Ok, abbiamo questo, cominciamo a pulire un pochino, quindi utilizziamo le funzionalità di .NET 6, quindi scope the namespace, aggiungiamo sia al progetto server che alle web API il nostro pacchetto che abbiamo, il nostro progetto che abbiamo appena creato shared, quindi lo aggiungiamo sulle web API, lo aggiungiamo sul client, no, scusate, dependencies. Wow, perché? Vediamo un attimo. Vediamo se compila, prima cosa, perché. Ah, scusate, colpa mia. Ho dimenticato di dirgli di utilizzare .NET 6. Questa è colpa mia, perché cavoli, perché ho installato anche la preview 1 di .NET 7 su questa macchina, e quindi purtroppo. Ok, andiamo a installare invece della preview la 6.0.3. 1, colpa mia, va bene.
Anche qua andiamo sulla stabilità. Update. Ok, sicuramente la nostra function ha ancora il problema perché non abbiamo importato lo using, ma glielo diamo subito. Mentre sul client in realtà fetch data era qui che c'era il modello, questo modello lo possiamo anche togliere. E nell'imports andiamo ad aggiungere using blazor.template.share. Così dovremmo essere a posto in realtà. Forecast. Mi sembra giusto. Mi sto perdendo qualcosa. Si è perso qualcosa, vediamo un attimo. Ah. Va bene, allora anche qua copiamola banalmente da qua. Ok, colpa mia, stavolta è colpa mia proprio. Ok, e questo lo copiamo qua. Ok, perfetto. Mentre qua, perché? È impazzito Visual Studio, ok. È impazzito Visual Studio, va bene, si è un po' perso IntelliSense. Non adesso, lo abilitiamo dopo la interfaccia. Ok, perfetto, era impazzito IntelliSense. Perfetto, quindi abbiamo il nostro client, abbiamo la nostra API. In realtà, come dicevamo prima, l'obiettivo è quello di ospitare in una static web app, quindi al netto che non ci serve per il momento l'autenticazione, partiamo con un progetto semplice semplice, con questo progetto API e la parte client, basta, senza condizioni né niente, partiamo con la versione 0.1 proprio. Quindi in realtà quello che dobbiamo fare in questo momento è aggiungere il file JSON di configurazione, lo staticwebapp.config.json. Lo mettiamo nella www root dove abbiamo visto che ci dà meno problemi rispetto a metterlo nella root di progetto. Quindi anche qua facciamo new item. Cerchiamo JSON file e lo chiamiamo staticwebapp.config.json. Va bene, lo andiamo anche qua a copiare dalla www root static web app. In realtà a noi basta questa parte qui di navigation fallback, dato che l'autenticazione magari la potremmo pensare di metterla a fronte di una condizione, tipo quando creiamo un progetto Blazor Hosted che gli diamo le varie opzioni, potremmo pensare di metterla anche come opzione, però partiamo cercando di creare una prima versione di progetto e poi ci ragioniamo. Va bene, ok, quindi in realtà fatto questo noi dovremmo essere abbastanza a posto. L'unica cosa è che la nostra fetch data, questo deve chiamare la nostra API, quindi API slash weather forecast.
che chiamerà la nostra function, va bene? Quindi, se noi adesso abbiamo il progetto Blazor, all'interno del nostro terminale andiamo a utilizzare la CLI di JustaticWebApp, possiamo provare perlomeno che questo progetto funzioni e quindi a questo punto iniziare magari a committare questo sul repository per poi dedicarsi alla creazione dei file per il template. Allora, direi che Ctrl F5, non abbiamo un debug, andiamo sicuri su quello che stiamo facendo. Ok, il nostro template si avvia, benissimo. E con swa start l'https sul 7203 meno api meno location abbiamo detto blazor swa template.api e con questo dovrebbe avviarmi anche l'Azure function. Quindi se abbiamo fatto tutto giusto, diamo il tempo di avviare. Ok. Avviato? Sembrerebbe di sì. Sulla 4280, se abbiamo fatto tutto giusto, e apriamo magari anche la i DevTools. Facciamo rete, fetch data. Esatto, vedete che mi ha chiamato un API, localhost 4280 API weather forecast, che è la nostra Azure function. Benissimo. E effettivamente se io vado qui, vedete che mi ha executing function weather forecast region function was programmated called via the host API. Perfetto. Quindi buonasera Totti, ciao, ben arrivato. Poi dottore, esageriamo. Ok, dai, quindi in realtà il progetto di base lo abbiamo fatto, non mi spingerei più di così come funzionalità, direi che magari possiamo fare un pochino di pulizia, che quella sicuramente ci serve, ad esempio sample data potremmo anche buttarlo via, e a questo punto direi che possiamo creare un primo commit, sono direttamente sul repository main. Però per il momento va bene così. Quella console, sì, esatto. Quella console, questa console qui, adesso la chiudo così, questa swa che installate tramite npm, trovate su GitHub, anzi, te lo giro subito. GitHub, Azure, Static Web Apps CLI. È una CLI che ti permette di simulare l'ambiente di Static Web App e quindi è molto molto comodo nel momento in cui devi sviluppare in locale, dato che altrimenti le Azure Function girerebbero su un host, su una porta diversi, in realtà l'host è sempre localhost, però la porta è diversa e quindi avresti problemi di corsa, senza contare che il client dovresti configurarlo per fare in modo che magari in fase di sviluppo le API rispondano ad un determinato indirizzo in HTTP, mentre in questo caso lui ti chiama, ti crea un emulatore che gira sulla stessa porta, ti fa girare client e API sullo stesso host e sulla stessa porta. Quindi sì. Ed è molto molto comodo. Si installa banalmente con un npm install-g /static-web-app-cli, lo trovate qua, anzi, se vi interessa perché state magari giocando con Static Web App e compagnia. Vi giro il link in chat. Presuppone di avere logicamente installato, nel caso aveste bisogno di Azure Function, di Function Core Tools, che installate anche, sempre tramite npm, se non ricordo male. Però anche qua poi magari andiamo a vedere. Installate la versione 4, che è l'ultima. Vabbè, se va tutto bene, se la live di oggi va bene, vorrei provare davvero a arrivare fino alla pubblicazione su NuGet del pacchetto. Quindi magari hai anche il pacchetto per il template per crearlo. Mi farebbe davvero piacere riuscirci. Soprattutto essere utile a qualcuno. Ah, qua ragazzi, ecco qua. Qua c'è un write as JSON async che possiamo in realtà far diventare asincrona. Task. Ok.
e questo può diventare un await. In realtà funziona lo stesso, però essendo asincrono, però questo è un value task. Ok, vabbè, d'accordo. Va bene, va bene. Ok, a questo punto direi iniziamo perlomeno a committare, poi pushare, pusheremo magari dopo. Ok. Skeleton project created. Ce la posso fare, eh? Created. Commit all. Va bene, committiamo. Almeno abbiamo il commit in locale. A questo punto parte la live vera e propria, perché abbiamo creato template di progetto che non è niente di che, però l'obiettivo è quello di andare a configurare tutto per creare un template per Acrili.net. Come si fa? Proviamo a seguire la guida di Microsoft, dove, per avere perlomeno un canovaccio da cui prendere spunto, e i template di progetto, quelli che avevamo proprio utilizzati da .NET, che abbiamo tutti con l'Acrili.net installato. Ok, lui qua ci dice possiamo creare un CSS progeny e poi quello che serve è una folder.template.config che andiamo subito 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 a creare. Quindi direi che qua dentro nella cartella content chiamo .template.config. Ok, in cui ci va un template.json. Quindi io direi che a questo punto questo lo collassiamo, creiamo un... Beh, in realtà non ci serve. Direi che in realtà con Visual Studio possiamo avere anche chiuso, perché non penso che faremo girare la solution in locale, questa solution, quindi sfruttiamo Visual Studio Code, che per lavorare con i file probabilmente è un pochino più comodo. E quello che dobbiamo fare adesso, non so se si vede, se devo ingrandire il carattere. Fatemi sapere se si vede bene, se c'è bisogno magari di ingrandire il carattere. Creiamo un file template.config.json, se non ricordo male. No, template.json, scusate. Template.json. Rename. Perfetto. Ok. Proviamo a copiare l'esempio che ci dà, modifichiamolo secondo le nostre esigenze, vediamo cosa succede. Quindi, 1. Ok. Auto. Mori. Classification. Un filino più grande, va bene. Vediamo se riesco. Ok, font. Ancora un po', va. Meglio? Adesso meglio, così si vede meglio. Poi io su Visual Studio Code in realtà uso sempre il tema scuro, ma ditemi voi se magari meglio. Magari è più leggibile il tema chiaro, eh? Ditemi voi. Anche qui mi affido a voi per la scelta del template, del tema, dell'editor. Se per voi non si vede bene all'oscuro, fatemelo sapere che lo cambiamo col tema chiaro, eh? Allora, ad esempio, quello di ASP.NET Core, eccolo qui. Mi dice, va bene. Schema JSON Schema Store Template, Author Microsoft Classification, ok. Web Blazor, Web Assembly, Azure Function di sicuro, Web Blazor, Web Assembly di sicuro, Azure Functions Static Web Apps, direi che va più che bene. Identity lo abbiamo chiamato blazor sua.template, mi sono mangiato un apice. Name, diciamo blazor static
web app template. Short name, direi che Blazor Sva mi piace. Tags language sharp type project, e direi che mi sta bene. Lui qua in realtà fa un po' di cose diverse. Vedete, project template for creating a Blazor app. Mamma mia, forse anche qua description, forse allora. Description, va bene. A project template, vediamo, proviamo a copiare un pochino. For creating a Blazor web assembly app, an Azure function API which will be hosted on Azure Static Web Apps. Va bene. Short name, questo va più che bene. Prefer name directory. Poi andiamo a cercare anche la documentazione del JSON, del formato, per capire cosa sono tutto quanto. E lui in realtà ci dice che per installarlo, eccolo qua. Adesso che abbiamo un valido .templateconfig.template.json file, il tuo template è pronto per essere installato. Prima di installarlo, assicurati di cancellare qualsiasi, scusate, extra folder file che non vuoi che venga incluso nel template. Like the bin or obj folders. Ok, questo è importante. Questo è importante, questa entrata possiamo chiudere. Apriamolo un attimo. Dov'è? Rivieni a fare Explorer, eccolo qua. Naturalmente mi si apre fuori. Abbiamo questo Blazor Sva template. Quindi lui ci dice, ricordatevi di cancellare tutte le bin obj che ci sono. E tra l'altro, fermi tutti. Ecco una cosa che volevo fare che mi sono dimenticato. Il progetto Azure Function si porta dietro un file di settings che sono locali. Normalmente questo file è sempre ignorato da Git, è nella Git ignore. Nel nostro caso però è bene che rimanga per il semplice motivo che tanto non andremo mai a compilarlo. Per il semplice motivo che può essere che è utile a chi crea il template averlo in fase proprio di creazione del progetto vero e proprio. Quindi lo andrei a togliere dal Git ignore, lo andrei a cercare, si chiama localsettings.json, localsettings.json, esatto, io questo in realtà lo metterei. Perché è utile che ci sia, in questo frangente è utile che ci sia. E quindi, ok, bin e obj sono andate via dal client, dall'API, dal client e dalla shared. Ok, fantastico, mi piace. Poi, nel tuo terminale naviga nella console sync folder, quindi nella nostra folder di base, e esegui .NET new -install.slash to install the template created in the current folder. If you are using a Linux or macOS, logicamente lo slash dipende dal tipo di sistema operativo in cui siete. Se siete su Linux o Mac, lo slash, se siete su Windows è il backslash. Noi siamo su Windows, quindi direi che è il backslash. Va bene. Direi che ci siamo già, giusto? Sì, perché i nostri progetti sono qui. Facciamo clear. Facciamo .NET. Proviamo a installarlo. New-install.slash. Proviamo. Ok. Wow. E lui ci dice, guardate, è stato creato questo Blazor Static Web App Template, Blazor Sva,
C Sharp, Blazor Web Assembly, Azure Function, Static Web Apps. Mi piace, mi piace. Se è solo questo, ragazzi, siamo anche abbastanza a bolla. Quindi, se noi adesso dovessimo aprire un altro terminale, andare a creare questo progetto, vediamo cosa succede. Quindi, apro un altro PowerShell. Diamogli il tempo di caricare. Ok. CD SRC. Vabbè. .NET new Blazor Sva meno N, vediamo se funziona esise. Diciamo demo live. Ah no, fermi un attimo. Fermi un attimo. Vabbè, cominciamo a crearlo, poi dovremo vedere anche per il discorso di sostituzione dei nomi. Adesso vi spiego, meno n demo live, però in realtà ci basta .NET new Blazor SWA, esatto, vedete che anche l'esempio ci dice proprio questo. Vedete che mi ha creato Blazor Sva Template API Client, l'ha messa nella cartella SRC, ma va bene così. Io direi che a questo punto, giusto per non complicarci troppo la vita, ultima modifica. Scusate. Uno, due, tre. Via. Ho un po' di cose nella mia cartella SRC. Facciamo una cosa, clear mkdir demo live template projects cd e qua facciamo la stessa cosa, vediamo che ci abbia creato il nostro progettino. LS, fantastico. Vedete che mi ha creato la mia solution, quindi se io adesso con Visual Studio apro questa solution, vediamo che verso fa. Vediamo cosa succede. Perché se già così funziona, siamo a un buon punto di partenza. Direi che apriamo Project Solution. SRC. Demo live, l'ho chiamata Template Project. Vediamo, wow, ragazzi, non male, eh? Vediamo se esatto. Vediamo se compila. Quindi direi compilazione, la facciamo girare nella CLI di Static Web App e se ha funzionato direi che disinstalliamo il template e iniziamo a lavorarci per migliorarlo un attimino, almeno sulle funzionalità di base. Scusate, output, compilato, compilato. Ctrl F5 per il client. SV start questo. Sarà fatta. Questo è sempre la 7203. Ok. Anche qui. Sembrerebbe di sì. Sì. Buono. Ok. Bene. Non male. Non male. Questo la cleariamo. Questo la possiamo chiudere. Ok. Quindi, in realtà, ci siamo. Più o meno ci siamo. Abbiamo creato un
una base proprio del template di progetto, anche qua, created first version of template configuration file. Sì, va bene, ho superato i 50 caratteri del commit. Commit, yes, va bene. Poi pushiamo, Naturalmente ho anche Visual Studio Code da aggiornare, ma non lo facciamo adesso. Ok, carino, avete visto che siamo riusciti a creare un template di progetto facilmente, perché in 40 minuti abbiamo entrato su un template di progetto, però se ci pensiamo noi non siamo riusciti a dargli un nome, cioè lui ci ha creato in una cartella tutti i file che erano necessari, ma non siamo riusciti a creare un nome. Disinstalliamo il template, facciamo anche qua un .NET new -install, se non ricordo male, esatto, punto slash. Ok, perfetto, perfetto, fantastico. Va bene, diamo un'occhiata un po' al template di progetto di WebAssembly per capire che cosa ha di interessante. A parte la precedence, poi vediamo cosa vuol dire, però io una cosa che mi ero segnato era sources. Ecco qua, questo è l'elenco di tutte le folder da considerare. Che potrebbe essere interessante da vedere, ma c'era un'altra cosa che adesso cerco, che era questi sono i template. Aspettate un attimo, basta cercare questo bellissimo source name, esatto, questo. Questo source name è il nome che dovrà essere sostituito col nome che gli diamo noi dalla CLI, il parametro meno n, per capirci, quando facciamo .NET new meno n. Quindi aggiungiamogli anche questo source name che non ha, perché è interessante. E il nostro source name in realtà è questo blazor swa template. Blazor swa template. Ok, va bene, quindi se noi adesso qua, questo è il nostro content, siamo sicuri di avergli dato tutto, sì, non abbiamo niente, ok, perfetto. Quindi anche in questo caso proviamo a cancellare quello che avevamo nella folder in cui avevamo creato il template di prova. Quindi questa demo test project, demo live test project, cancelliamo tutto. Ok, e qua proviamo a fare proviamo a reinstallare il progetto, quindi .NET new -install.slash, faremo parecchie volte probabilmente questa operazione di installazione e disinstallazione. E a questo punto direi che un bellissimo .NET new blazor sva, proviamo meno n. Demo live, vediamo se funziona e se non funziona cerchiamo di capire. Ha funzionato, vedete? Non so se vedete, ma ci ha sostituito il nome con demolive.api, demolive.client, eccetera, eccetera. Quindi se noi adesso usassimo Visual Studio per aprire il progetto, poi non lo eseguiamo, però perlomeno questo lo possiamo rimuovere dalla lista per aprire il template di progetto. Vedete che è un demolive.sln. Quindi anche qui in realtà abbiamo un po' di diamogli il tempo di caricare i tre progetti. Siamo riusciti perlomeno a fare la sostituzione del nome, che è una cosa sempre carina, poter dare il proprio nome che si sceglie un progetto invece che utilizzare quelli che già ci danno di default. Perfetto, quindi vedete che il nostro progetto è sempre lui, vedete che diamogli il tempo di restaurare, però vedete che ha
Anche i namespace sono diventati quelli corretti, seguono quindi il nome del progetto. Non male. Vedete, carino, dai, bene, ce l'abbiamo fatta. Interessante, questo è interessante. Va bene, anche questa in realtà possiamo chiudere tutto. E adesso vorrei, diamo un'occhiata a vedere anche un po' la... Facciamo ancora un uninstall, giusto per togliere un attimo il tutto e vediamo next step. Creare un template di un template package. Allora, io però in realtà prima di questo mi piacerebbe capire quel package template. Project template. A me piacerebbe vedere se riesco a trovare i riferimenti del file JSON perché sarebbe interessante capire template.conf.json .NET CLI template.json reference, giusto per capire, eccolo qua. Olè, bene, vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Allora, identity, a unique name for this template, ce l'abbiamo? Yes. Author, ce l'abbiamo relativamente. Classifications, quello che gli abbiamo dato, name, il nome del template, group identity, the ID of the group this template belongs to. When combined with the tag section, this allows multiple templates to be displayed as one. Pff, vediamo, non lo so. Tags sono questi, mi sta bene. Short name, post action, va bene. Sources. Allora, il set dei mapping nel template per scusate, le cartelle directory dell'utente. Is defined. Se non è specificato, una source implicita creata con source.etarget.slash. All other properties and set by default. Guides, symbols. Va bene, dopo guardiamo bene anche questa. Source definition. Che è questa, immagino. Esatto, source the path, ok, target, il target, include il set di globbing pattern, content process, ok, va bene, anche cosa escludere, questo potrebbe essere carino, escludere i vari bin, obj, compagnia cantando, il set di globbing pattern, indicating the content that was included by include, ad esempio avvroot, ad esempio, se non ricordo male, se non ho visto male. Ok, vedete, punto slash, quindi quello attuale, escludimi la cartella template.config, copia solo tutta la wwwroot css per capire. Poi, scusate, mi sono perso, ho un po' di tab aperte. Il set degli rename espliciti da eseguire. Ogni chiave è il path to un file, il percorso è un file nella sorgente. Ogni valore è un path nella cartella target. Vediamo se c'è qualche esempio. Qua modifiers. Rename. Client shared main layout no out. Ah, ok, va bene, questo in caso di template diversi, di file diversi a seconda del template che sto utilizzando. Ad esempio, in caso di anche qua noi nel caso ci sia necessità di avere autenticazione o meno, potrebbe essere utile avere un parametro e in questo caso dovremmo probabilmente andare ad utilizzare questo rename. Poi, scusate, condition, una condizione booleana, che okay, modifiers, una lista di additional source information. Based on the modifier. Quindi se io vado qui, ad esempio, il modifier, diamo un'occhiata, scusate. Condition, ecco, punto esclamativo, cioè se non è un stata, allora escludi queste. Ah, interessante. Punto client. Ok, ho capito. Questo è carino. Questo è carino, probabilmente ci servirà nel caso davvero abiliteremo anche la possibilità di opzioni per generare il tipo di progetto. Poi, guides.
Una lista opzionale di guide che appariranno nei templi di Susa. Symbols. Ok, questo è carino. Questa parte dei simboli probabilmente è quella che ci servirà a noi. Io però volevo vedere un attimo questo prefer name directory. Ah, eccolo, questo è interessante, vedete. Prefer name directory. Boolean value indicates whether se creare una directory per il template, se il nome è specificato, ma se non è specificato un output directory. In questo caso probabilmente sì. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io utilizzo questo prefer name directory che va, l'avevo visto qui, prefer name directory, esatto, qua, proprio nella root del Visual Studio Code, ce la posso fare. Questo prefer name directory, magari, esatto, true. Questo vuol dire che nel momento in cui io vado a fare questo blazor, scusate, l'altra tab, questo blazor new swa meno n, se io non specifico anche il meno o, che è scusate, l'option per creare una cartella di output, lui mi crea comunque una cartella che si chiama demo live. Vediamo cosa si chiede. Smo, secondo te è anche possibile creare un template su base Mad Blazor ed out Azure? Allora, dal mio punto di vista, a questo punto ti direi che sì, cioè non vedo nessun tipo di problema. Tieni conto che, ad esempio, Blazor hosted già di default l'autenticazione, puoi dirgli di utilizzare Azure AD, Active Directory, per capirci. Logicamente non su base Mad Blazor, però a questo punto se tu ti crei un template di progetto, un progetto tuo che ha al suo interno Mad Blazor come dipendenza e provi a utilizzare questo approccio qua, quello che ci suggerisce Microsoft che stiamo provando qua, secondo me funziona tranquillamente, non vedo grossi problemi, anzi mi sembra abbastanza facile anche da mettere in piedi. Devo ammettere che pensavo molto peggio, pensavo di fare molto più fatica. Però va bene, dai, buono. Ok. Template pack. Va bene, content include. Adesso vediamo anche questa qua per creare template package. With the .NET. Ok, va bene. Quindi in realtà se noi adesso con questa prefer name directory settata andiamo a ricreare il template, cioè fare ancora l'install e qua dentro demo live andiamo a cancellare tutta sta roba. Okay. Se noi andiamo a fare come prima .NET new blazor swa meno n demo live, lui ci dovrebbe creare una cartella che si chiama demo live in cui mette tutto il contenuto. Vediamo e speriamo. Vediamo. Yes, esatto. Ottimo! Non so se si vede bene o apriamo Zoom It, così colpa mia che non lo apro più. Ah no, scusate. Ctrl 1. Vedete che lui mi ha creato una cartella demo live e dentro mi ha messo tutti i template, tutte le folder e la solution che abbiamo creato. Bene, ottimo, bene, bene, bene. Ok. Quindi abbiamo già qualcosa, il problema è che questo qua è tutto in locale. Quindi facciamo un uninstall. Clear. Ok. E qua direi che possiamo cancellare. E cerchiamo di capire a questo punto, anzi però fatemi vedere cosa abbiamo fuori. Ok. GitHub, facciamo che commentiamo anche qua, git, commit, lo faccio la riga di comando perché sono già qui, template,
File, modify. Ok. Ma io direi che ragazzi, intanto comunque perlomeno pushiamo. Così almeno abbiamo una base di partenza già pushata. Quindi git pull meno r, ma tanto non abbiamo modifiche. Git push. Esatto, perfetto. Quindi è già su GitHub, nel caso voleste già andare a recuperarlo e utilizzarlo poi per i vostri progetti nel caso vi serva. E è già su GitHub, una cartellina content, manca ancora tutta la documentazione, però già siamo riusciti a fare una prima fase. Bene, ok, cosa ci dice? Creare un template di progetto. Con .NET possiamo creare e deployare template che generano progetti, file e anche risorse. Questo tutorial è la terza parte di questa serie, eccetera, eccetera. Allora, cosa ci insegna questa parte? Creare un progetto CSProJ per compilare, per buildare un project template. Template package, scusate, ragazzi, bevo un attimo. Allora, configurare il progetto per far packing, installare il template package da NuGet, fare un install del template package by package ID. Va bene. Quindi prerequisiti, parte 1, parte 2, va bene. A template package is one or more templates packaged into a NuGet package. Va bene, fin qua. Quando installi o disinstalli un template package, tutti i template contenuti in questo package sono aggiunti o rimossi. Va bene, mi piace. La parte precedente del tutorial ha lavorato solo su un template individuale. You have to copy the template folder and install via that folder. Because a template package can have more one template in it, sharing is easier. I template package sono rappresentati da un package NuGet e va bene. Come ogni altro package, NuGet package, possiamo uploadarli, eccetera, eccetera, su un feed NuGet. Va bene. Normalmente usereste un C# project file per compilare codice e produrre un binario, nonostante questo il progetto può essere utilizzato per generare un template package, va bene. Il package che creeremo includerà l'item template e il package template. Allora, lui ci dice, creiamo una console template pack meno n parameter set del csproj file name e template pack csproj. Devo meno parameter create the files in the current directory. You should see a result similar to the following output. Sto cercando di dare una lettura generale prima di mettere mano al codice, voglio capire dove mi vuol portare. Va bene, quindi sicuramente dovremo mettere tutti i tag che servono nel csproj per NuGet, tipo package type template. Ok, target framework build and install. Ah, vedete? Ok, penso di aver capito. È praticamente una console vuota. Lui crea una console vuota, gli assegna un po' di cose e gli dice: guarda, in un item group, includimi tutto quello che c'è nella cartella templates. E lui nella cartella templates gli mette qualcosa che ha dentro template.config. Va bene, ma la mia domanda è: eh sì, certo, perché web.project templates, vedete? Eh sì, effettivamente. Va bene. Quindi noi banalmente. Ottimo. Ok, dovrei aver capito. Vedete, Microsoft.NET Web Project Templates.csproj. Se io adesso faccio una cosa, vedete, esatto, gli dà il package ID, gli dà la description,
Package version variable generated content. Qua poi lui fa un pochino di lavoro che probabilmente è fin troppo. Utilizza questo csproj.inc, ammetto che non so cosa siano. Però quindi se noi adesso dovessimo crearci non tanto nella cartellina content, ma nella cartella di default un.NET new console. Qua scusate, template project meno n, ops, .NET view console meno n blazor swa.template meno o punto slash. Qui dovrebbe crearmi in questa cartella un file csproj vuoto. E infatti, tac, se io ad esempio qua invece che, esatto, qua in realtà la punto .vs dovrei escluderla in realtà. Adesso la punto .vs la escludiamo. Però se io adesso qua invece di aprire questa cartellina, aprissi, questa. Vedete che io ho il mio csproj, in realtà ho anche il mio program, e il mio gitignore va bene. Sì, prossima volta. Allora, meno o, esatto. Ok, possiamo cancellare il program CS che non ci serve, giustamente. Questo non ci serve. Però questo in realtà sì. Not now, sì. Dopo. Dopo. No, .NET, scusate, .NET 6. Perdonatemi. Devo ricordarmi di specificare meno F .NET 6 perché non mi ricordavo. Va bene. Ok, Microsoft.NET SDK, qua nel mio property group. Questo non mi serve, ma mi serve dirgli package type lo uso veramente poco, io uso Studio Code, sono un pochino ingranfito da questo punto di vista. Ok, lui dice package version author's description, va bene, facciamo così, copiamo questa prima parte, anche se devo ammettere che a me, io come prima cosa sul csproj devo assolutamente vedere il target framework, poi il resto templates, blazor, static web apps, diciamo Azure, static web apps, dopo Blazor magari gli mettiamo un bellissimo Azure functions, title Blazor static web app template. Questo lo chiamiamo blazor sva.templates. Package version in realtà è una 010. Parto proprio con una versione 010 proprio per quel motivo, perché voglio partire da, preferisco non andare in una versione major a questa prima parte, poi vedremo. Mi piacerebbe che la prima versione major contenga anche qualche opzione un po' più utile. Qua ci dice include content in pack, include build output false. E adesso andiamo a vedere tutto, eh. Adesso andiamo a vedere cosa
Cosa vuol dire? Copiamo l'item group. Include content. Ok. Sì, vabbè, qua lui contiene sia B no BJ, ma in realtà a noi poco interessa. Va bene, i settings sotto property group sono rotti, tra virgolette, sono separati in tre gruppi. Il primo gruppo ha a che fare con le property che sono richieste da un pacchetto NuGet, e fin qua va bene. Quindi che tipo di pacchetto è? La versione, l'ID del package su cui lo troveremo su NuGet, il titolo, autore, che non mi ricordo se ho messo, authors no, mi direi che va bene. La description, anche qua, template, ma direi che lo copiamo spudoratamente, visto che comunque il template in realtà è uno solo. Allora, questo. Ok. Lo copiamo qua. Dov'è? Description, qua. Già che ti hai fatto, ok. .NET New Templates Blazor Azure Function Azure Static Web Apps. Direi che va bene. Anche qua in realtà i tag sono questi: Blazor Web Assembly. Va bene, Blazor. Magari esatto. Magari Web Assembly, perché è questo il caso. Poi, e fin qua abbiamo fatto tutto. Ecco qua, avete la nota. Per assicurarsi che il template package appaia nel .NET New -search results, imposta il package type to template, va bene. Target framework va benissimo, perché in .NET 6, qua in alto, perché io l'ho messo in alto. Allora, il no warn settings sopprime un messaggio di warning che non applica il che that doesn't apply to template package. Non l'ho capito. The default exclude, poi andiamo a cercare di capire che cosa voglia dire. Anzi, se qualcuno di voi ha già avuto esperienza in tal senso e sa che cosa voglia dire, fatemi sapere. No, default exclude settings ensure that files and folders that start with that punto are part of template. Ah, ok. Va bene, certo, perché il comportamento di default di NuGet è quello di escludere a priori i file e le cartelle che iniziano con un appunto qualcosa. Ad esempio qua, fa l'esempio da gitignore. Questo no default exclude impostato a true praticamente fa in modo di includerli. E infatti a noi ci serve. Dasmo, anch'io davvero è la prima volta che lo sto facendo, ma quello che dicevo inizio live, mi piaceva farla in live questa cosa, perché secondo me è una cosa che non si fa mai, o meglio che è difficile fare, e quindi poteva essere interessante provare a giocarci tutti insieme. Poi spero che vi piaccia, come tipo di contenuto stia piacendo, perché è davvero una live un po' esperimento questa. L'item row contiene due elementi. Il content item include tutto quello che è presente nella template folder, che per noi è la content folder in realtà, che è questa, perché... Ah, ecco, fantastico! Quindi, cioè, siamo partiti proprio a bomba, proprio. Da 0 a 100 in 3 settimane. Bene, dai. Come ti trovi in queste prime 3 settimane di .NET? Ok, perché scusate, mi sono un attimo perso. Lui utilizza la template folder perché tutti i suoi template stanno nella cartellina templates. Ti sei innamorato, guarda. Vi svelo un segreto. È successa la stessa cosa anche a me.
Io quando ho iniziato a lavorare in .NET, e ti parlo dal 2000, fine 2011, che ho iniziato a lavorare in .NET, sono stato un po' buttato nella mischia perché sono arrivato in un posto dove ero con una borsa di studio e mi hanno detto: guarda, c'è da rifare questo softwareino molto molto piccolo, sarebbe carino provare a farlo in .NET, vai. Io non avevo mai visto .NET in vita mia. E si parla di .NET Framework 4.4, se non ricordo male. O addirittura il 3.5, non ricordo di preciso se era ancora 3.5 o era già il 4 nel 2011. Sì, vabbè, ma se hai appena iniziato direi che è normale, direi che è tutto normale. Però già con Java qualcosina, nel senso, non è la stessa cosa, perché chi dice che è uguale non è vero, però determinate, anche sintassi, determinate sintassi si assomigliano molto, quindi probabilmente... Vabbè, l'impegno è fondamentale in tutto, per cui complimenti. Complimenti per questo cambio. Questo cambio. Bene, bene. E noi invece abbiamo la carta da conta, dicevo, quindi in realtà, scusate, eccolo qua. Ok, il content item include tutto quello che sta nella cartella, templates folder as content, quindi include come contenuto tutto quanto. Mi manca logica API REST. Ok, sì, quello in realtà forse è un po' indipendente da .NET, però non niente di preoccupante, direi. Con calma, tutto si impara. Nessuno nasce imparato a questo mondo, tutti impariamo. E tutti continuiamo ad imparare perché è così che funziona. La seconda, la compile item, esclude tutti i file di codice dalla compilazione. Quindi sto praticamente escludendo tutti i file di codice dalla compilazione, quindi quando io compilerò questo CSProJ non andrà a compilare anche queste parti. Io però voglio fare una cosa, perché vorrei evitare di avere la cartella VS qua dentro. BinoBJ direi che le possiamo cancellare dai vari progetti. Mi spiace più che altro che probabilmente vedremo poca esecuzione di codice, ma giocheremo un po' tra documentazione e tutto quanto. Cioè, probabilmente potrebbe anche diventare un po' noiosa, lo posso capire. Ok, build and install. Salva il file di progetto. Bene, abbiamo salvato il file di progetto. Sì, l'abbiamo salvato. Ok, prima di buildare il template package, verifica che la tua folder structure, sia che la tua folder structure, la tua struttura di cartella sia corretta. Ogni template che tu vuoi impacchettare, termine tecnico, deve essere piazzato nella template folder in una sua folder specifica. Ah! Quindi noi dovremmo andare a portare... Ma anche se è un template singolo. Sai che forse sì. Come fa Microsoft? Content? Eh sì, effettivamente. Va bene, dai ragazzi, direi che dobbiamo spostare tutto il contenuto della cartella content in una sottocartella che si chiama come il nome del progetto. Quindi direi che facciamo questo new folder. Blazor SWA template. Io adesso prendo 1, 2, 3, 4, 5 e le spiazzo tutte qua dentro. Yes. Bene. Quindi, bene, 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 ok, fantastico, abbiamo una marea di modifiche e via. Quindi, est folder extension e console async, perché qua utilizzo un progetto singolo. Ok, direi che possiamo fare una .NET pack.
Esatto, bene, bene. Proviamo a fare una .NET Pack. Quindi dalla cartellina in cui abbiamo il nostro CSProJ, facciamo un clear. Non ho capito come ho fatto entrare una mosca in casa, vabbè, fa niente. .NET Pack, e dovremmo farcela in realtà. Ragazzi, incrociamo le dita. Fantastico, quindi se abbiamo fatto tutto tutto giusto, nella bin debug abbiamo il nostro template NuGet. Wow, this is our template 010.npackage. Io questo lo apro con NuGet Explorer, che dovrei aver installato perché se no non mi vedrebbe l'iconcina. Ok, e diamo un'occhiata. .NET Core App version 6.0, exception a project template for creating a Blazor Web Assembly App and an Azure Function API which will be hosted on Azure Static Web Apps. Va bene. Tags on NET New Template, papà. Se io vado qua dovrei avere un po' tutto, esatto, che sono i metadati. Devo andare a mettergli un po' la licenza e tutto quanto. Poi anche magari l'icona, vedete che il contenuto. Vedete che il contenuto è il nostro template. Bene, quindi se noi adesso, seguendo la guida, gli diciamo di andare ad installare con .NET U-I o meno meno install percorso package NuGet, dovrebbe funzionare. Ok, quindi proviamo, apriamo la terminale, facciamo .NET new meno i, bin debug, blazor swa templates, l'ho chiamato templates, non template. Va bene, rifamo. Scusate. Esatto. Mi è scappata una S. Direi che. Aspettate un attimo. Cancelliamo la bin. E sì, anche la OBJ in realtà. E rigeneriamo. Scusate. Facciamo un .NET build di sicuro. Clear. .NET pack. Parte che esatto, il pack comunque, successfully created, esatto. Quindi se io faccio .NET new meno i, bin debug. Esatto, vediamo, c'è altro da specificare. Wow, fantastico. Verranno installati se i pacchetti seguenti sono diventati i pacchetti di modelli seguenti. Quindi, se io adesso dovessi fare .NET new list, se non ricordo male. No, .NET new meno meno help, non ricordo, meno L, scusate, .NET new meno L, Blazor Static Web App Template. Wow, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, scusate, probabilmente un po' grosso, ma bene, ok. Quindi anche qua, se io faccio .NET new Blazor SWA meno n demolive.web, giusto per cambiargli nome,
Sì, perché giustamente l'ho caricato dal locale, però se ha fatto tutto giusto, demolive.web. Ok, vediamo se compila quello creato. Quindi andiamo qua, apriamo questa con Visual Studio. Apri con Visual Studio 22, prima che c'era proprio la preview. Diamo tempo al buon Visual Studio di aprirsi, abbiate pazienza, abbiate fede che si apre. Yes. Beh, direi che non è male, ragazzi, no? Cavoli. Però dobbiamo sistemare una cosa, perché noi abbiamo tolto logicamente dal gitignore il local settings. Io vorrei che fosse un file che si è creato, però vorrei che comunque rimanesse nel gitignore del progetto, perché è un file che non deve essere poi gittato nel momento in cui io gittato è un termine tecnico, eh. Che non deve essere poi gittato nel momento in cui io creo il mio progetto e lo pubblico su GitHub o su Azure DevOps o su qualsiasi altro server Git su cui vengono ospitati i miei sorgenti. Quindi dobbiamo lavorare su questa cosa qua prima di pubblicarlo, di sicuro. Vediamo un attimo. Ma allora, noi abbiamo qua i template di ASP.NET Core. Vediamo se c'è qualcosa. Project Templates. Voglio vedere se c'è qualcosa che riguarda tutta la parte di Azure Function, ad esempio. Azure Functions Project Template.net. Ok. Vedete che lui qua, local settings, c'è, ma eccolo. Eccolo qua. Ho capito cosa fa. Utilizza un underscore gitignore, lo rinomina poi in un punto gitignore. Scommettiamo? Allora qua. Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Quindi vado a prendere il gitignore normale dell'Azure Function, che è questo. Faccio un row, me lo copio qui. Eccoci, ho fatto così. Questo file lo rinominiamo in underscore gitignore, come fa il buon Visual Studio, e qui dentro, sfruttando ok sources, sfruttando questa sezione, proviamo a crearcela noi sources, ma più mi va bene in realtà, questi non mi serve. No, scusate, è un array, colpa mia. È un array. Questi modifiers. Rename. E gli diciamo underscore gitignore in punto gitignore. Ok, va bene. Ok,
Ok, perché in realtà anche questo no, in realtà probabilmente no, perché tutto il resto no, tutto il resto è abbastanza normale. È il gitignore delle Azure Function che cambia. Bene, quindi se abbiamo fatto tutto giusto, direi che possiamo un attimo chiudere Visual Studio. Possiamo andare a cancellare questa demo live.web. Possiamo disinstallare il package per il momento. Non importa cosa installa come è installato tutto il package. Ah, dobbiamo usare il package D, quindi .NET New meno meno uninstall. E il package ID, perfetto, quindi scusatemi, apriamo qua questo, torniamo indietro, clear .NET new meno meno un install e qua dentro andiamo a recuperare il package ID che è questo. Scusate, mamma mia, oggi sono ok. Questo è stato disinstallato. Quindi abbiamo reimpostato un attimo tutto. Ok. Dobbiamo ricreare il package e andiamo quindi a eliminarlo già che ci siamo da debug, che cancelliamo la bin debug in modo da fare ancora qualche prova. In realtà ci sono altri tag che potremmo andare a mettere, ma qua datemi un attimo perché li vado a recuperare da altri pacchetti, da pacchetti NuGet che ho o che avevo. Vado a prendere un progetto che in realtà è morto, ma su cui avevo pubblicato un po' di pacchetti, quindi in realtà avevo qualche idea di, cioè avevo impostato abbastanza bene le varie versioni. Ah, version prefix non mi serve, package id, package tags, package icon, package project URL, eccoli qua. Vado a copiarli e poi li cambiamo. Title. Direi che questa qua li mettiamo qui, anzi li mettiamo subito sotto package tags, cerchiamo di rimanere più o meno tutti vicini i pezzi in modo da non perderceli. Package license expression meet sicuramente, perché il repository abbiamo detto è sotto licenza MIT. Poi versione ok. Bobelm, buonasera, buonasera, tutto bene? Package project URL, repository URL, repository type, lì possiamo andare a recuperare. E anche qui. Allora, lo URL è questo. Repository è questo, copiamo. Poi cos'altro ci serve? Generate assembly configuration attribute, non mi ricordo che cos'era. Package release note, va bene. Non ricordo se era sufficiente. Fatemi fare una prova, eh. Solo una prova. Apro questo CSProJ con Visual Studio per vedere il properties da UI. Così magari riesco a inquadrare un attimo meglio, eh. Diamo tempo a Visual Studio, scusate, date tempo a Visual Studio di aprirsi e di occuparmi la CPU.
e poi. Allora, packaging, publishing, build, platform, target, package, eccolo qua. No, package di mi va bene, version prefix 1.0.0. Authors, questo, company authors, product assembly name, copyright, icon. E anche il readme bisognerà metterlo in realtà. Git release note per adesso va bene così. Assembly version, file version. Eccoli qua. Beh no, assembly version, vabbè, in realtà il require license acceptance va più che bene. Package readme file readme MD. Ok, quindi questo. Dopo, perché lui fa il detect di, esatto, vedete, bin obj. Mamma mia. Perché lui cerca di compilarmi le cose quando, logicamente, quando se le porta con sé, quindi quando apro con Visual Studio Code, quindi da qui. Content. Fatemi cancellare proprio per sicurezza le bin obj, non vorrei essermi dimenticato niente. Però ad esempio, Aspen Core, eccole qua, template.config. Dopo andiamo a vedere anche questi file JSON perché voglio capire che cosa fanno. Ma ci siamo quasi, siamo lì lì per pubblicare il nostro primo pacchetto su Nuget, ragazzi, eh. Ci siamo quasi. Exclude. No, qua non dice niente. Allora, io direi che al netto di aver cancellato le bin obj da API client e shared, ok, quindi io posso collassare un attimo qui. Ci dovremmo essere, magari scriviamo un readme con la description, giusto per fare qualche prova, ma in realtà siamo abbastanza a bolla per una prima versione. Allora, siccome a me, non, io, allora, mi piace scrivere readme, è abbastanza comodo da scrivere, però avere un markdown, ok, avere una preview di fianco aiuta. Installation, qua magari lo modifichiamo dopo averlo pubblicato su Nuget in modo tale da dargli il link giusto su Nuget. Diciamo usage, launch execute the following command from
.NET clean. In realtà ho anche dei requirements. Requirements .NET 6 SDK must be installed. Due punti, non ricordo il backtick come si faceva, ma vediamo se ci viene un aiuto. Code block .NET new blazor swa -n your project name. Ok, è già così. E già così direi che ci siamo abbastanza. Io direi che a questo punto pubblichiamo, pushiamo tutto su GitHub, sul main di GitHub. E abbiamo una marea di file perché giustamente ne abbiamo portati fuori. Created template pack project, così poi pushiamo su Nuget e a questo punto comincio magari a segnarmi qualche issue per vedere come possiamo migliorare questo template e facciamo magari le ultime chiacchiere finali. Siamo arrivati a un buon punto, direi. Commit, yes. Va bene, sincronizziamo. Allora, ok, abbiamo un po' tutto pubblicato su GitHub. Ci manca a questo punto di creare non abbiamo fatto una prova. Fatemi vedere un attimo se riesco a fare un .NET pack, perché a questo punto lo buildiamo in release e lo proviamo, però voglio fare giusto una prova. .NET new meno i. Ok. E qua gli diciamo web, va bene, tanto dovremmo averla cancellata. Sì, esatto. Va bene, vediamo. Ha creato la cartella, ha creato la solution. Ha creato il gitignore. Sì, bene, bene, bene. Quindi se io adesso questa la apro con Visual Studio 2022, vediamo se funziona. E se funziona a questo punto direi che l'ultima cosa che ci rimane da fare è buildarla in release, pubblicarla su Nuget e aprirci magari le ultime issue per vedere dove e come migliorare il template di progetto, e tra cui anche magari anche semplicemente abilitare una GitHub Action che fa la pubblicazione su Nuget del package al momento del push su branch main. Quindi magari ci apriamo anche un branch dev di lavoro. Ok. Quindi se io gli dico add to source control, scusate, no, vorrei inizializzare, local only, scusate, solo locale, ma va bene così direi, più che bene. Create. Io mi aspetto. Vedete, esatto, vedete che questo local set in JSON non è presente. Quindi se io faccio view outgoing, vedete che questo local.json non è presente tra, non so se si vede, ma non è, il local settings non è tra i file che sono gittati, quindi in realtà ha funzionato. Bene. Ottimo, mi piace, quindi questo lo possiamo chiudere. Allora direi che
Questa prima versione la pubblichiamo manualmente su Nuget. E quindi direi che facciamo un .NET. No, scusate, l'altra tab, adesso inizio a perdermi. Puliamo un attimo, facciamo un uninstall. Ok. .NET new -- list. Vediamo se me l'ha disinstallata. Blazor, WebAssembly, eccetera, eccetera, non esiste. Clear. Facciamo un .NET pack meno c release. Ditemi che sta funzionando. Ok, src, blazor.swa.template, bin, release, net 6.0, eccetera, eccetera. Quindi se io vado qui e io vado sotto bin, release, dovrei avere tutto a questo punto. Dovrei avere il mio package. Bene, che è lì. Questo l'abbiamo pubblicato. Bene. Se io apro il package con Nuget Explorer. Ok. Readme. L'icona non c'è, ma magari anche questa è una issue da aprirsi. La license è MIT. Allora, Nuget, sign in, pensavo avesse già loggato. Ok, upload package, vediamo. MIT. Release note, project URL, tags, sì, dovremmo, no, no, fermi tutti. Allora, diciamo, papà, esatto. Faccio un cancel e gli sistemiamo il readme perché vorrei dargli installation you can download you can install the package from NuGet using this command. Facciamo un code block e facciamo .NET NuGet add package, se non ricordo male, -- version 010. Vediamo un attimo se ricordo bene .NET NuGet reference. Add package, eccolo qua. Meno V, sì, meno V. Meno F. Meno V. Facciamo meno V. Ok. Using this command from the .NET CLI. Ok. In realtà .NET 6 SDK e Azure Function .NET 6 SDK with Azure Workload and Azure Function before runtime must be installed. Direi che tutto quello che mi serve è questo. I requirements sono questi qua. Quindi facciamo update readme.
un attimo. Però no, Readme a me piacerebbe che... Fermi tutti. Readme mi piacerebbe che fosse qua. Perché... Che puntasse direttamente a... È anche vero che questo mi obbliga a aggiornare Readme. No, lasciamolo così, va bene. Update Readme. Va più che bene. Yes. Sync. Allora, direi che la bin intanto la puliamo. Come dicevamo prima, lo rilasciamo in release. Benissimo. Se io apro questo, esatto. Quindi se io adesso vado su Nuget e gli carico questo 010, submit, direi che per il momento va bene così. Submit. Ok, diamogli tempo logicamente di caricarlo. Nel frattempo che lui lo carica, magari ci apriamo un pochino di issue e diciamo add GitHub action, facciamo così, automate NuGet package publish. Add a GitHub action to automate the publishing of the package on NuGet. Papà, poi assegniamo un po' tutte le regole, anzi, c'è una cosa. Announcement. Questa magari me la piglio io, potrebbe essere un pochino tosta. Un'altra issue che mi piacerebbe portare avanti su questa cosa qua, add options to template, add an option to enable authentication static web app authentication. Add an option to the template to enable the authentication. This option should, due punti. Cosa deve fare? Edit the static web app.config.json to add the allowed the roots section with allowed roles option on APIs roots. Add the package GitHub and questo potrebbe essere l'idea del pacchetto per l'autenticazione, che è quello che abbiamo usato anche in altri punti. To enable the authentication on Blazor. Dobbiamo capire poi il nome dell'option, però va bene. Quindi anche questa, gli mettiamo un announcement. Io metto il wanted se qualcuno di voi ci vuole
si vuole sbattere la testa, vuole contribuire molto 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 volentieri. A questo punto vediamo se intanto il buon Nuget ha installato. Ok, va bene ragazzi, abbiamo caricato il template su Nuget. Vi giro il link in chat se ci volete iniziare a giochicchiare. Ci sono un po' di requirement, dovete avere il .NET 6 installato con il workload per Azure, perché dovete creare un progetto, perché dovete runnare fondamentalmente un Azure Function, e il runtime dell'Azure Function è l'ultimo, quindi il 4, e al netto di questo non dovreste più avere necessità, logicamente WebAssembly, Blazor WebAssembly, anzi poi magari facciamo anche un'altra issue, new issue, improve documentation. Add documentation to readme. Anche questo è un announcement, va più che bene. Anche questo, se qualcuno vuole darmi la mano, molto molto volentieri. Submit new issue. E basta in realtà. Io una cosa che farei, ma solo perché non, a questo punto, dato che l'obiettivo sarebbe quello anche di automatizzare la pubblicazione da main con una GitHub Action, mi creo un branch dev che creo da main e che sarà il branch di sviluppo vero e proprio. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati proprio giusti, giusti, giusti. Perché era quello che volevo fare oggi, stasera, quindi quello di creare il nostro primo pacchetto Nuget, il nostro primo template project con la CLI.NET. Quindi direi che per stasera abbiamo chiuso, siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo. Il template è ancora molto molto semplice, ma ripeto, se volete contribuire, volete darmi una mano, volete utilizzarlo perché magari vi serve per giocare un po' con Azure Stack Web App o qualsiasi cosa, lo trovate su GitHub all'indirizzo che vi ho copiato in chat in questo momento. È installabile da Nuget, è sotto licenza MIT, quindi sentitevi liberi di aprire qualsiasi tipo di issue, di forcare il progetto se vi interessa, di mandare pull request se volete contribuire. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia nella live di oggi. E vi auguro buon sabato. Come al solito, se vi è piaciuta la live, mettete pure un mi piace al canale. Trovate tutti i riferimenti a Twitter, LinkedIn e al canale YouTube sul profilo Twitch. Su YouTube troverete la registrazione di questa live a partire da lunedì, se tutto va bene. E grazie a tutti, buon sabato. Vediamo se su Twitch c'è qualcuno a cui fare un raid al volo. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, c'è live, buon Andrea, il buon Andrea Pollini, prof Andrea Pollini, facciamo un raid ad Andrea, quindi io adesso chiudo la live, non scappate, noi ci vediamo sabato prossimo per una live pre-pasquale, anche qua un po' di live coding, riprendiamo in mano il progetto Kit per fare un pochino di refactor, per pulirlo un attimo e per farci gli auguri di Pasqua, quindi sabato prossimo, sempre alle 16, sempre un paio d'orette, ci vediamo su Twitch. Grazie a tutti, buon sabato, buon weekend. Ciao!